È subito derby delle vallate in eccellenza Bisagno e Polcevera nella sfida del Federico Mario Boreo tra il Mola Sana e la Rivarolese, due sicure, protagonista del campionato. È l'undice di Fresia che quest'anno festeggerà i 100 anni a partire forti al quinto, prima azione pericolosa sull'asse Olivieri Sighieri conclusa da Romei. Al ventesimo gran parata di Gian Rossi, l'estremo sbroglia una situazione pericolosa sul cross di Sighieri. Mura alla mezz'ora viene ammonito per simulazione per questo contrasto in aria. Rivediamo l'episodio poco dopo la mezz'ora. Olivieri lascia partire un bolide che Gian Rossi respinge in angolo. È l'azione decisiva perché dagli sviluppi del corner Donati svetta di testa e mette alle spalle dell'ottimo Gian Rossi, colpo di testa di Mura che viene rimpallato da un difensore, ma l'arbitro concede la rimessa dal fondo sul finire di frazione. Nel secondo tempo il Molassana si rende pericoloso con Alongi che al momento del tiro viene contrastato da Ciminelli. Subito dopo ancora Longa arriva in ritardo su questo traversone. Al 60esimo Cocurullo, l'ex della gara, impegna Filippi con questa conclusione, il portiere mette in angolo ma la Rivarolese quando si affaccia in area ospite si rende pericolosa e coglie la traversa con Mura, poi Gianrossi su supera su Giambarresi. Un minuto dopo ancora Mura di testa su Gianrossi che respinge e risponde presente. Finisce 1-0, comincia bene la Rivarolese, rimandata la prossima giornata al Molassana.